Come semipermanente ci lavoro pochissimo con semipermanente, quindi ho pochi colori. Io utilizzo questa linea VIP che prendo insieme di solito gel Golden Nails. Allora, come consistenza e come durata io mi trovo benissimo. Però ovviamente, siccome un semipermanente si tiene sulle unghie circa 2 settimane, perché dopo 2 settimane comincia a scheggiarsi, a rovinarsi, a staccarsi tipo pellicola. Ovviamente preferisco utilizzare il gel perché la durata ovviamente è maggiore. Nel terzo cassetto abbiamo invece tutti i pennelli che utilizzo sia per il gel che per la nail art o per i colori acrilici. E poi abbiamo tutti gli spot, abbiamo questo strumentino che in teoria serve per rimuovere le cuticole, ma io non lo uso mai perché non fa bene rimuovere le cuticole, e invece utilizzo la parte inferiore a volte come spingi cuticole. E poi abbiamo la pinza per la curva C, per pinzare appunto le unghie quando le usciamo dalla lampada. Poi abbiamo le lime che utilizzo per i refill o per opacizzare le unghie, diversa grana quindi. Poi abbiamo il set manico, di cui utilizzo semplicemente lo spingicuticole per pulire appunto tutto attorno all'unghia prima della ricostruzione, e utilizzo le forbicine per sistemare un po' la forma della cartina quando non si adatta perfettamente all'unghia delle ragazze. E a volte utilizzo questo attrezzino per tagliare, questo tronchesino per tagliare le diciamo pellicine attorno all'unghia, anche se quando posso evito. Poi abbiamo i sacchettini per conservare tutte le lime delle varie ragazze, perché è più igienico che ognuna abbia la sua lima, quindi non utilizzo mai la stessa lima per più persone. Poi abbiamo l'olio per cuticole, profumato alla pesca. Oppure al posto dell'olio possiamo utilizzare un balsamo per cuticole. Io ho preso questo dell'Avon, anche se comunque è molto più pratico utilizzare l'olio, quindi l'ho usato davvero pochissimo. Poi abbiamo degli smalti curativi che di solito uso nel trattamento post ricostruzione, quindi quando tolgo tutto il gel vado ad applicare una base nutriente al calcio, questi sono di Deborah, e compro sempre questi perché sono i migliori che ho usato finora. E poi, una volta che si asciuga questa base, utilizzo uno smalto indurente sempre Deborah, quindi il kit lo trovo in questo modo. E in un altro kit invece avevo trovato questa base levigante che utilizzo invece quando devo applicare uno smalto sopra colorato, quindi questa base levigante va a rendere uniforme la superficie dell'unghia. Ok, poi abbiamo praticamente tutte le punte che mi hanno dato insieme alla fresa. In effetti utilizzo semplicemente questa a volte per pulire il giro cuticole, che è la punta più piccola, sempre con molta attenzione, anche se a dire il vero non la uso poi così tanto. E poi questa qui io utilizzavo prima, che è praticamente dove si vanno a montare tutti gli scovolini o seggetta, che ho sostituito, come dicevo prima, con la punta in carbonio perché quella lì non si riscalda. Poi abbiamo la pietra pomice. Allora, l'ho comprata perché nei vari video su internet avevo visto che spesso si utilizza un bastoncino di pietra pomice per pulire il giro cuticole, e mi sembrava anche abbastanza buono. Solo che io qui non sono riuscita a trovare questo bastoncino, e ho provato a prendere in effetti proprio questa pietra pomice. Mi hanno detto che avrebbe funzionato, il problema è che sì, funziona, ma è scomoda da utilizzare perché è troppo grande, quindi non la sto usando per niente. Poi abbiamo dei mattoncini che utilizzo per opacizzare le unghie, e in particolare questo che ho preso da Sephora qualche mese fa, che ha 4 facce. Praticamente vado a levigare l'unghia, ad opacizzare l'unghia, fino a quando arriva all'ultima fase, che in realtà la lucida tantissimo, quindi l'unghia diciamo che prende anche un aspetto più sano utilizzando questa lima. Poi abbiamo un contenitore dove tengo gli scovolini di ricambio, questi qui che appunto ormai evito di utilizzare, un altro set manicure. Poi tra i vari prodotti ho il No Line,
della Peggy 6, che serve a nascondere tutti i segni del refill. Quindi quando vado a limare il vecchio gel, se lo stacco del vecchio gel si nota, stendo il no line e appunto spariscono tutti i graffi del vecchio gel. In ogni caso lo uso anche quando rimuovo tutto il gel, lo stendo sull'unghia per appunto diciamo andare a levigare leggermente l'unghia naturale, e funziona anche abbastanza bene. Di questo non mi lamento. Poi abbiamo il primer, utilizzo io quello della Golden Nails, e il par base. Devo dire che col primer ho avuto molti più problemi di sollevamenti del gel, col par base ho praticamente risolto questo problema. Poi questo sigillante l'ho preso tempo fa ad una fiera e sinceramente cioè, è costato pochissimo, però la qualità è veramente pessima perché puzza un sacco e non si asciuga mai, resta sempre appiccicoso. Provo a sgrassarlo ma diventa, cioè perde tutta, non è più lucido, ecco, quindi l'ho messo da parte, non l'ho più utilizzato. In realtà io utilizzo questo sigillante della Golden Nails, è il migliore che io diciamo ho provato finora, mi sono trovata benissimo con questo perché lascia le unghie lucidissime, soprattutto non puzza, e mi sono trovata veramente bene. Un altro sigillante che ho provato è quello della Peggy Sage, ma come ho detto per questo qui non si asciuga mai, anche se prova a sgrassarlo l'effetto non va bene. Poi tutta la serie di gel che utilizzo per la ricostruzione, tutti Golden Nails, quindi gel base, gel costruttore, gel cover, gel per il French e così via. E in fondo invece ho tutta una serie di gel che compro di solito ai mercatini, che costano diciamo pochissimo, e li utilizzo per creare le strutture dei miei bijou in gel, anelli, orecchini, bracciali e così via. Perché appunto non conviene spendere molti soldi per fare poi dei gioiellini, quindi non è gel che va messo sulle unghie ma che appunto va a ricoprire degli oggetti. Continuiamo, quindi questo è un display per mettere, praticamente per stendere tutti i colori degli smalti, dei gel e così via. In questa scatola invece ho sistemato tutti gli adesivi e gli strass. Praticamente, a parte questi adesivi per la lampada che non sto più utilizzando, perché la colla che c'è su questi adesivi col calore della lampada si scioglie e praticamente ho pasticciato tutta la superficie della lampada ed è rimasta appunto macchiata da questa colla, e di tutti i decori che avevo realizzato non c'è più nemmeno l'ombra, quindi questi adesivi proprio non li sto utilizzando per niente. Poi ho tutti i vari adesivi che compro in profumeria, su internet, nei negozi di cinesi, nei mercatini, comunque si trovano ormai praticamente ovunque. Poi abbiamo questi nail patch, credo si chiamino, che si stendono praticamente su tutta l'unghia, io sinceramente non li ho ancora provati. Poi ho preso questi merletti della Essence, anche questi non li ho ancora provati, penso comunque che vadano messi sotto lo strato di bombatura, sotto la bombatura del gel, perché sono abbastanza spessi, quindi con lo smalto non so quanto comunque sarebbero indicati, ecco. Poi vabbè, altri adesivi e cose varie. Poi abbiamo sempre gli adesivi per unghie, gli stickers a forma di delfino, a forma di, non so, non ho idea di cosa sia questa forma, ok. Poi abbiamo altri merletti. Qui ho dei fiori in fimo che in effetti utilizzo pochissimo perché sono abbastanza spessi. Ecco, lo smalto vanno via subito. Sotto il gel invece diciamo che proprio mi deformano la bombatura, quindi evito di utilizzarli. E poi ho frutta in fimo, micro perle, i soliti strass diciamo argentati, sempre pezzettini di fimo e brillantini di tutte le forme, misure, colori possibili e immaginabili, delle paillette sempre a forma di stellina, farfallina, cuoricini e così via, di tutti i colori. Poi ho delle scagliette di madreperla che utilizzo molto per realizzare l'effetto vetro, perché sono appunto abbastanza luminose, a me piace molto l'effetto, e le utilizzo insieme alle microperle e ai glitter. E poi ho dei fiori secchi che ho comprato in fiera, se non sbaglio l'anno scorso,
Praticamente anche questi messi sotto la bombatura, quindi con un effetto sottovetro insieme a un po' di glitter, fanno davvero un bel effetto. Anche se comunque occupano quasi tutta l'unghia, quindi sulle unghie corte non stanno proprio bene. Poi avevo preso questo foil, anche se comunque c'era scritto nel catalogo che andava applicato sulla dispersione del gel. In realtà non funziona per niente così, le ho provate tutte ma non sono riuscita a farlo funzionare. Quindi ho letto comunque che servirebbe un primer o una colla adatta, e io sinceramente non l'ho trovata da nessuna parte, quindi questo non l'ho proprio usato. Poi ho il kit stamping della Conad che ho preso a New York. Mi hanno dato praticamente uno smaltino con il kit, appunto la spatolina e lo stampino dietro con un dischetto. Poi cosa ho fatto? Ho preso tutti gli altri dischetti che avevo della Essence, li ho messi comunque nella stessa scatola, li ho conservati e li utilizzo appunto insieme a questo kit, perché diciamo che è migliore, funziona meglio rispetto a quello Essence, quindi con questo Conad io mi trovo meglio. Poi in questa scatola ho sistemato tutte le micro perle, le ho diviso un po' in base al colore, quindi verde, azzurro, blu, rosa eccetera. Anche queste le utilizzo moltissimo per l'effetto sottovetro, per contornare molti decori che faccio, i petali dei fiori e così via. Evito di utilizzarli per la manicure caviale perché sullo smalto, ok, va benissimo, si rimuovono facilmente, sul gel invece mi ritrovo poi a limare per ore intere e faccio una fatica enorme perché non vanno via praticamente con niente, quindi evito di utilizzarle sul gel. E infine questa scatola ho diciamo sistemato tutti i brillantini e le paillette in base un po' anche alla forma, quindi tutti i glitter, ecco, in polvere. Poi ho sistemato tutte le paillette rotonde tutte insieme. Da questa parte ho messo tutti i flitters, che sono queste paillette un po' allungate che ricordano un po' le fuzzy nails, non mi ricordo come si chiamano, le unghie pelose. E poi vabbè, sempre porporina. Qui ho preso i flakes, ho messo i flakes con questi riflessi perlacei. Così ce li ho tutti un po' a vista, invece di tenerli sparsi nel cassetto e non trovarli mai. Ok, in questo cassetto invece tengo tutto il materiale per realizzare i miei bijou, dalle pinze, quindi pinze a punte piatte, tenaglie e cose varie. Tengo anche tutte le scatoline per confezionare i miei bijou. Tengo tutte le varie perline, ciondolini, altre perline, paillette. In questa scatolina invece ho conservato gli schiaccini perché sono così piccoli che lasciandoli praticamente nella bustina ogni volta ne perdevo la metà, quindi li ho sistemati in questa scatolina più piccola. Poi in queste scatole di plastica invece ho conservato tutte le basi, quindi basi per anelli semplici e un po' invece lavorate, tutte comunque regolabili, e queste le prendo su eBay perché comunque costano molto meno rispetto ai negozi e alle mercerie che ci sono nella mia zona. Poi in quest'altra scatola ho conservato invece tutti i ciondoli, farfalline, mele, ciliegie, farfalline e cose varie. Invece in quest'altra scatola ho messo altre basi, quindi le basi per fare i braccialetti, per gli orecchini, le monachelle, per gli orecchini invece a spillo, le chiusure per i braccialetti, gli anellini, le chiusure per gli orecchini, gli spilli, i gancetti per le collane, è tutto comunque il materiale che vi posso offrire. Nell'ultimo cassetto invece ho messo le cose più ingombranti, a parte che ho conservato questi smalti che non ho ancora buttato, non so il perché in effetti non li utilizzo mai. Li ho presi, in realtà me li hanno mandati insieme al primo kit stamping che ho comprato su eBay, e fanno veramente pena perché fanno una puzza di petrolio tremenda, non so che cosa ci mettono dentro, quindi non li uso per questo. Non li uso perché il pennello è praticamente di plastica, ha le setole plastificate, quindi non si stende bene, non si asciuga, e gli stamping non vengono mai bene. Poi ho messo qui dentro tutte le varie stoffettine, nastrini che utilizzo di solito per fotografare le mie nail art, i miei bijou, dei pennelli per nail art che non sto utilizzando più, quindi li ho messi da parte, e poi questo contenitore dove mescolo tutti i colori acrilici che utilizzo per le decorazioni,
E i colori acrilici che ho preso in cartoleria non sono quindi quelli adatti da utilizzare sulle unghie, però per iniziare a fare i primi decori comunque vanno abbastanza bene. Con questo ho concluso, spero che il video vi sia piaciuto, se avete qualsiasi domanda sui prodotti che utilizzo, su qualsiasi altra cosa potete scrivermi tranquillamente. Ringrazio infinitamente Roberto e Vincenzo per l'aiuto che mi hanno dato a realizzare questo video. Noi ci vediamo invece al prossimo video, vi mando un bacio, ciao!